segnato al 35esimo minuto con il numero 7, Carmine! 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 All'84esimo minuto con il numero 9, Vito! 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 Appassionati di calcio, ben trovati dallo stadio Monterisi, dove è appena terminata la gara tra l'Audace Cerignola e il Casarano, vinta dai gialloblu 3-0. Siamo in compagnia di mister Francesco Farina. Mister, innanzitutto benvenuto e complimenti per questo esordio. Ecco, mi piacerebbe partire appunto dalle sue emozioni, dalle sue impressioni all'esordio oggi in uno stadio comunque pieno. No, è stata una bella cornice di pubblico. Dedichiamo la vittoria sicuramente alla società e ai tifosi, perché veramente si sono fatti sentire tutta la partita. Per quanto mi riguarda sono abbastanza stanco, anche perché ero fermo da 5 mesi pure io, quindi anche noi come giocatori abbiamo bisogno di un certo adattamento al ruolo. Analizzando la partita oggi, una grande appunto partita, un gioco elegante, 3 gol contro una squadra che prima di oggi rimbattuta aveva subito soltanto 3 reti, quanto è soddisfatto? No, sono abbastanza soddisfatto, anche perché eravamo in piena emergenza. Oggi hanno giocato 3 giocatori come Russo, Oliva e Matera, che non giocavano da parecchio, quindi hanno fatto una buona partita. Però sono soddisfatto perché è cresciuto il livello di giocatori che possono giocare in questa squadra, e quindi i campionati di vertice si fanno con 20 giocatori a disposizione, quindi noi abbiamo tanti giocatori che possono giocare, e questo è un dato di fatto. Aveva chiesto il massimo impegno a coloro che appunto dovevano scendere in campo, la risposta è stata di quelle appunto positive, soprattutto i vari Oliva, già citati da Leo, Oliva, Matera, che avevano visto il campo poco sinora. Sì, i ragazzi sono impegnati al massimo. Si poteva fare meglio la gestione della palla, però ci lavoreremo in settimana, e c'è tanto ancora da fare, c'è tanto da lavorare, perché abbiamo concesso quei 3-4 tiri in porta che sono venuti su errori, abbiamo perso delle palle a centrocampo, non c'erano le giuste coperture preventive, però adesso lavoreremo soprattutto su questo. Per chiudere, adesso c'è il Galatina, squadra che ha pareggiato oggi in casa contro il Barletta. Partita difficilissima. Questa è la squadra più difficile da affrontare. Io talvolta ho perso qualche campionato di Serie D contro le squadre di bassa classifica, quindi voglio dire, Galatina sarà una partita fondamentale per noi, però dobbiamo essere consapevoli che loro aspettano il Cerignola come se aspettassero la squadra importantissima, quindi campo difficilissimo, dobbiamo andare con una bella testa, con la stessa mentalità di oggi, e troveremo degli avversari sgorbutici e che sanno giocare a calcio. Grazie mister, ancora complimenti. Prego, arrivederci. Siamo con Carmine Marinaro. Carmine, serviva una risposta importante dopo la sconfitta di Barletta, ed è stata una vittoria netta 3-0 contro una squadra che sinora era imbattuta. Sì, ci voleva una grande risposta e credo che l'abbiamo data. Dopo aver subito quei 3 gol a Barletta, erano pesanti, ne abbiamo dati 3 al Casarano, che è una signora squadra, e noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, abbiamo fatto il nostro e dobbiamo andare avanti così. Avete fatto appunto una gran partita dal punto di vista personale, anche oggi sei stato tra i migliori in campo. Come ti stai trovando in questa nuova posizione davanti alla difesa? Sto trovando abbastanza bene, anche perché l'anno scorso ho giocato un campionato da mediano, 4-3 davanti alla difesa, quindi ci ho già giocato lì e mi sono trovato abbastanza bene. Posso giocare in diversi ruoli, sono a disposizione del mister, quindi dove lui ritiene opportuno che io dia il mio contributo, sono pronto per darlo. Oggi stadio pieno, finalmente il calore si sentiva, appunto che effetto fa dal campo? È sempre una spinta in più, il pubblico, è bello giocare in casa proprio perché c'è il pubblico che ti spinge, gli ultras, ma anche la gente comune che ti applaude, che ti chiama, è una grande spinta, e quindi ogni domenica io invito tutte le persone di Cerignola a supportarci. Grazie Carmine e complimenti. Grazie.